Quali sono i rischi per i cittadini se il reddito di cittadinanza dovesse realmente essere abolito? I rischi quali sono? Non hanno di che far mangiare i propri figli, non hanno di che arrivare, adesso già hanno difficoltà molte ad arrivare a metà mese. Questo riguarda non solo i diretti percettori di reddito, qui non è solo un problema, è tutto il sistema, diciamo, di giustizia sociale che deve essere addirittura rinforzato, perché questa manovra creerà maggiore iniquità sociale. Questo riguarda non solo i percettori di reddito, riguarda le persone che sono sottopagate, che si spezzano la schiena la mattina e la sera per paghe da fame di 2, 3, 4 euro l'ora, riguarda anche persone che hanno contratti precari, un precariato selvaggio che il governo con i voucher sta ovviamente andando a infoltire, e riguarda un ceto medio dove non è stato proposto un adeguato cuneo fiscale, taglio del cuneo fiscale, quindi abbiamo paghe, poteri dei salari, poteri reali che sono ormai gli ultimi in Europa, e quindi abbiamo un ceto medio impoverito. Ditemi voi se questo è un modo per poter impostare una manovra e affrontare il futuro che ci aspetta e le sfide difficili che già stiamo attraversando. Cosa proponete per cambiare questa manovra? Abbiamo tutta una serie di emendamenti, avevamo proposto innanzitutto di migliorare le politiche attive per il reddito di cittadinanza, per migliorarlo, renderlo più efficace nell'incrocio domanda e offerta di lavoro, salario minimo legale, ovviamente un taglio del cuneo fiscale molto più solido, e poi non si può dire alle persone andate a lavorare se non ci sono misure per la crescita e gli investimenti. Non si può dire alla persona alzatevi dal divano e andate a lavorare se addirittura il lavoro contribuisce a distruggerlo, se addirittura stai contrastando il superbonus che ha creato, sono dati ufficiali del Censis, 900.000 posti di lavoro. Se tu contrasti questa misura che ha creato 900.000 posti di lavoro, dimmi tu come puoi ottenere che le persone si alzino dal divano e vadano a lavorare. Se tu non rinforzi le misure e gli incentivi per il Sud che noi abbiamo creato, resto al Sud, decontribuzione Sud, adesso il governo sta comprendendo che qui ha fallito e probabilmente riusciva a far passare emendamenti per le zone speciali del Sud, il SES, ripeto, un taglio dei contributi, degli oneri contributivi per chi assume al Sud, ma altrimenti come facciamo a creare domande? Grazie.